cambiano le bandiere. Il dottor Andrea May. E le sentirete parlare, fidatevi, io raramente mi sbaglio, ma sono due persone eccezionali e in un momento come questo è difficile trovare musicisti veramente che si impegnino. Loro due sono due musicisti che si impegnano fondamentalmente. Quindi è un'altra cosa, quindi grazie, sono molto onorato e molto felice. Poi faremo qualcosa insieme però un giorno, su questo palco. Io so che abbiamo fatto questa canzone insieme, Emily, giusto? E allora con vostro permesso la suoniamo anche stasera. Emily è la più bella storia d'amore, non la canzone, non mi posso permettere di dire una roba del genere, è la storia d'amore insieme, che è la più bella di tutte. Però non ne parlo più, che la storia la conoscete molto bene. È la dimostrazione di come un uomo o una donna possono scegliere di non amare mai più. È una scelta consapevole. Se non hanno la propria donna o il proprio uomo. Oggi, ripeto, è una cosa impensabile. Questa è una storia che risale alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, 1920. E ci dicono, ma è una storia obsoleta, vecchia, perché senso ha raccontarla? No, ha senso, perché in un momento come questo, dove stiamo scivolando lentamente verso la barbarie e non ce ne stiamo accorgendo, cosa c'è di più importante del romanticismo? Niente. Credetemi, non c'è niente. Cosa c'è di più importante di regalare un fiore alla propria donna? Io parlo così perché sono un maschietto, quindi. Niente. Cosa c'è di più importante di recitare una poesia di un poeta inglese, Shelley, Byron, alla propria donna? Niente. Questa è resistenza. Altrimenti veramente rischiamo di andare verso la barbarie e io questo non lo posso permettere. Per i miei figli,
per i miei nipoti, quelli che arriveranno, eccetera, eccetera. Quindi per tutti voi che amate cosa? Il romanticismo. Questa è Emilia. Egle, Tinuccia, Vania, Michael o Michael? Michael. Secondo te questo è tedesco? Non è tedesco. Non c'è in tedesco tu, dai. O è Michael o è Michael? Non lo sappiamo. Michael, Maria Stella, Riccardo dalla Sardegna. Con affetto i vostri amici Alessandra, Riccardo, Ezio, Luca, Lidia, Marta, Renzo. Un
festeggiare il vostro 34esimo anniversario di matrimonio. Tantissimi auguri Lidia e Luca, i vostri amici Alessandra, Ezio, Riccardo, Marta e Renzo. Sei good? Sei good. Il maestro Angelo Casagrande. Che parla 18 lingue, infatti mandiamo sempre lui. Ma non sto scherzando, mandiamo sempre lui avanti. Insomma. Allora le cose cambiano, ok? Ne abbiamo parlato prima. Quando le storie d'amore finiscono, prima mi avevo parlato di una storia d'amore stupenda, questa è un'altra storia d'amore, ma finita male, le storie d'amore a volte finiscono anche male. Quando finisce una storia d'amore, non stiamo a rimuginarci sopra, andiamo oltre, ok? Quando una pietra è bollente, mollala, mollala, basta. Quindi non aspettiamo cose che magari non arriveranno più, rischiamo di vivere il deserto di Tarpa, di aspettare qualcosa che non arriverà mai. La vita adesso, in questo momento, qui, sfruttiamola, perché il tempo in banca non lo possiamo mettere. E prima o poi, quindi godetevi la vita, veramente col cuore, godetevi la vita. Godiamocela, perché la musica è una delle cose che potevo fare. Questa canzone si chiama ti aspetterò per sempre. Ti scappò lungo l'inverno un po' per noia o per volere. Il tempo mostra i muscoli e poi ti fa vedere quanto è facile sputare una vita intera spesa a ricordare. Ti aspetterò per sempre. Sera, e io mando sulla terra.
Io non so se... Friedrich Nietzsche un giorno scrisse, disse una frase incredibile. Friedrich Nietzsche è stato tacciato di molte cose, ma in realtà è stato strumentalizzato molto. La frase "Dio è morto" è di Friedrich Nietzsche. E disse un'altra frase incredibile per indicare che l'essere umano è in grado, se vuole, di fare veramente qualunque cosa. E se lo vuole è in grado davvero di superare grandi ostacoli. Voi da qui è nata la teoria del superuomo, ma non era quello che Friedrich Nietzsche voleva dire. E lui disse una volta una cosa bellissima, disse: io non sono un uomo, io sono dinamite. È bellissima la frase. Quindi ricordiamoci sempre che non siamo solo uomini e donne, siamo anche dinamite. Che ce l'abbiamo qua.